Ciao a tutti, mi scuso per le pessime condizioni del mio viso, però vabbè, voi non fateci caso, che non ci faccio caso nemmeno io. Sono qui con i prodotti del mese di ottobre. Ho un po' di cose, ho qualcosa di finito. Questo mese cosa ho fatto di bello? Ho visto due film molto carini, Io e lei della Tognazzi con la Ferilli e Margherita Bui. Margherita Bui è una garanzia, però mi è piaciuta molto anche Sabrina Ferilli, molto bella nel suo ruolo, insomma molto dentro a questo ruolo, mi è piaciuta tanto. E poi ho visto anche Black Mass, quello con Johnny Depp, e mi è piaciuto molto lui. Non mi piaceva così. Da un po', insomma, ha fatto un buon lavoro sul personaggio, secondo me, e mi è piaciuta la sua recitazione in questo film. Poi anche gli altri attori molto bravi. Quindi sono stata contenta di aver ricominciato la stagione cinematografica. Sapete che io amo molto andare al cinema e appena posso volo, e soprattutto di domenica mi piace andare al cinema. E cosa ho ascoltato? Vabbè, ovviamente i Negramaro perché il disco è uscito da poco, poi ci sarà il concerto fra qualche giorno, insomma, mi sto preparando. Però ho ascoltato tanto anche Lady Gaga e poi altre canzoni varie, ma i due artisti che ho ascoltato di più sono stati Negramaro e Lady Gaga. E vabbè, così avevo voglia di parlarvi un po' anche di quello che mi piace, di quello che ho visto, di quello che faccio. E cominciamo come sempre con i prodotti finiti. Allora, ho finito questo gommage, questo scrub buonissimo. Me l'aveva portato mia zia tanto tempo fa dalla Francia. Credo, insomma, che in Francia si trovi al supermercato. Comunque, buonissimo perché scrubba. Ma soprattutto il profumo di violetta è intensissimo, si sente ancora e rimane proprio addosso. Mi è piaciuto tanto. Poi ho terminato lo shampoo idratante Pure, anzi nude di Herbal Essence, quello lì con zero siliconi, parabeni coloranti, in teoria. Non mi è assolutamente dispiaciuto come shampoo, pulisce bene i capelli, mi piace perché fa schiuma. Sì, ha l'estratto di infuso di menta, quindi un po' di profumo di menta si sente addosso, si sente che fa, come dire, fresco, però non è male come shampoo. Poi ho terminato ben due detergenti viso, questo purtroppo, perché è favoloso, di Manuka Doctor Apiclear. Questo qui è un detergente in crema molto molto morbido e davvero ottimo. Il miele di Manuka è perfetto per pelli come la mia, perché aiuta veramente a pulire e a disinfettare bene la pelle. Ho anche terminato questo latte detergente al biozolfo, linea super sapone Tabiano, specialmente di Salso Maggiore Terme. L'avevo trovato al supermercato, non male nemmeno questo. E poi basta, con i prodotti terminati ci siamo. Un po' alla volta sto terminando vari detergenti, però io non riesco ad usarne solo uno. In più, se magari ne finisco uno e ne apro un altro, di cui ho anche altri prodotti, quindi che ne so, tonico e crema, cose così, io voglio usare tutta la linea perché secondo me funzionano bene tutti insieme. Passiamo poi ai prodotti per capelli e ne ho ben tre. Intanto vi parlo di questa, la pasta designer di Noa, che è un brand veneto. Sì, di Noventa Padovana, quindi vicino a dove abito io. E ero sempre curiosa quando da Tigotà vedevo i prodotti di questo brand e alla fine ho deciso di prendere la pasta designer perché aveva una confezione piccola, dovevo andare via qualche giorno e dovevo portarmi assolutamente qualcosa per capelli, quindi ma dai, mi serviva assolutamente, ho preso questa. Volevo prenderla da una vita e ho trovato l'occasione giusta. E
La cosa che veramente mi ha incuriosito di più è che è una pasta al legno di cedro, vabbè, effetto opaco per capelli corti. E è perfetta per capelli corti perché aiuta, insomma, a fare lo styling. Non male, anche perché sì, è effetto opaco, però non lascia tanti residui, non rimane bianca addosso e non appesantisce i capelli. Quindi questa è molto buona. Poi, questa mousse texturizzante di Creattiva e Rilia Therapy mi è piaciuta parecchio, la sto usando, mi piace, la uso sempre ogni volta che mi lavo i capelli, poi la applico e poi sto adorando la lacca di Adorn, di questa vi ho già parlato, mi piace veramente tanto. Poi, per le ciglia sto usando il Real Lash, ve ne parlerò, è un gel che io applico di sera sulle ciglia. E che aiuta insomma a rinforzarle un po' e ad allungarle. E devo dire che è vero perché io ho notato che le mie ciglia sono più lunghe, più folte e soprattutto quando applico il mascara questa cosa si nota tantissimo, si vedono di più e insomma l'effetto c'è, mi piace, anche se minimo, insomma non è che le ciglia poi vi arrivano qua, però comunque la differenza c'è, sono più lunghe, insomma più definite, molto molto belle. Sembra una della pubblicità dei materassi. E quindi, insomma, sono contenta di questo Real Lash. Ad essere sincera, ero molto scettica, non pensavo funzionasse, e invece funziona. Quindi, se avete le ciglia corte, se volete provare qualcosa, che magari vi aiuti un po' ad allungarle, infoltirle, a migliorarle, questo è un prodotto valido. Poi, come base viso ho usato questo, il 24 ore matte di L'Oreal, perché insomma voglio finire un fondotinta, ne ho 3000 e voglio comprarmene di nuovi, quindi prima di comprarne e provarne di nuovi devo assolutamente finirne almeno uno o due di quelli che ho. Quindi sto usando questo, che insomma non mi dispiace. Allora, alcuni giorni mi piace, alcuni giorni no. E tante volte io lo diluisco un po' con un goccio di olio per il viso perché altrimenti a volte è troppo pastoso. E io vi consiglio di non abbinarlo mai, mai in vita a questo correttore qui perché vi viene una faccia veramente pastosa, impiastricciata, insomma, si impastano insieme, non, no. Comunque, come fondotinta non è male, ha una buona coprenza e una buona durata. È quasi finito comunque. Poi, appunto, amore e odio anche per questo correttore qui, che si copre, illumina, ha una buona pigmentazione, una durata abbastanza buona, però bisogna trovarci il fondotinta giusto da abbinare, che insomma, c'è anche quello della linea di Essence, anche il fondotinta Pure Nude che prima o poi comprerò, però insomma si può usare anche con altri fondotinta e quello di L'Oreal non è suo amico. Ho finalmente preso e provato una cipria nuova che è questa di Debby, la Matte & Fix Powder nella tonalità 0, quindi quella che dovrebbe essere trasparente, come vedete qui è bianca, è una buona cipria, fissa e opacizza, però bisogna fare attenzione a non metterne poca perché altrimenti si vede, schiarisce il viso e fa un effetto brutto, quindi bisogna metterne proprio poca, ne basta poca perché comunque il suo lavoro lo fa. Sempre per il viso ho usato due blush, questo di Essence, il Matte Touch Blush, quelli nuovi, uno di due colori nuovi, e io ho la tonalità 20 Berry Me Up, molto carino perché ovviamente, come dice il nome, è matte, il colore si vede però è abbastanza delicato, quindi anche se cioè, se può sembrare un colore forte, addosso non è troppo forte. E resiste abbastanza e fa un bel effetto vellutato, quindi è un blush molto molto carino e poco costoso. Quello che ho usato di più è stato il blush di Fontana Contarini,
il numero 2 deve essere o 1 o 2, no, 02, ed è questo qui, anche questo un bel rosa caldo, però molto delicato, molto bello addosso, mi piace perché si può applicare sia in maniera leggera oppure rinforzare un po' facendo ulteriori passate. Però rimane bello addosso, non è, è opaco anche questo, e quindi l'effetto è molto carino, più che opaco è vellutato, e molto molto bello. Mi piacciono i prodotti di Fontana Contarini, ne ho alcuni e sono sempre molto contenta quando li uso. Di mascara, ho usato tante volte l'Eye Brightening di Smashbox, ormai ve ne parlo sempre, lo conoscete. E ho usato anche il Wonderful di Rimmel, ma più che altro per terminarlo, e non perché mi piace in maniera particolare. Cioè, il mascara non è neanche male, però lo scovolino, veramente no. Per me è proprio no. Vado veloce perché ho poca batteria. Passiamo agli occhi e le due palette del mese sono state la Feminine di Urban Decay, questa qua, e i miei colori preferiti sono sicuramente Lost, Gunmetal, mi piacciono anche Hijack e AC/DC, però li ho usati meno e mi piacciono mescolati a Lost, fanno degli effetti veramente carini. E poi comunque credo che questa palette non si trovi più, ma sicuramente trovate gli ombretti singoli se vi interessa qualcosa. Lost è meraviglioso. E poi ho usato tanto anche la palette Smoky di Zoeva. Io adoro questa palette, è bellissima. È bellissima. E appunto è perfetta per gli smokey eyes che sono di super tendenza in questo periodo, ma anche per trucchi insomma un pochino più easy. Ci sono vari colori, tanti matte, questi due solo sono shimmer metallici. E, i più belli sono Sweet Smell, secondo me, anche Elegant Chaos e Smokey Wishes, che è questo, anche Dust and Memories, insomma sono tutti belli. Il nero è veramente un bel nero, quindi questa è una palette veramente ottima, sono contentissima di averla. E poi termino con un altro prodotto per gli occhi, ovvero la matita per sopracciglia trasparente di Essence. Mi ha colpito davvero positivamente, e io l'abbino sempre a degli ombretti. Prima applico la matita e poi applico gli ombretti. Resiste molto, modella bene le sopracciglia, si può usare anche da sola, quindi se voi volete solo ordinare le sopracciglia senza mettere altri prodotti addosso, questa va bene. Non schiacciate troppo perché altrimenti vi unisce tutti i peletti e poi una volta applicata pettinatevi le sopracciglia ed è perfetta. Termino con i prodotti per le labbra e i miei preferiti del mese sono stati la matita di Essence Lovely Frappuccino. Questa qui ha un colore bellissimo e ha una buonissima resistenza. Io la uso anche da sola come rossetto proprio. E poi, questo è nuovo, ma l'ho usato un sacco, il rossetto Velvet Lipstick di Deborah Milano nella tonalità numero 04. Meraviglioso. Veramente un bel colore, dura un sacco addosso, molto confortevole, poi opaco. L'unica cosa è che ieri mi è partito lo stick e quindi balla un po', devo stare attenta, ma vabbè, il colore è questo, è veramente stupendo. Se trovate questa linea di Deborah, prendetevi uno dei rossetti, cioè questo secondo me è il più bello, però ci sono anche altri colori perché ne vale veramente la pena. E niente, mi scuso per il video velocissimo e spero comunque di essere stata utile. Come sempre vi saluto e vi aspetto alla prossima. Meno male che la batteria non mi ha abbandonato. Ciao!